direttore della televisione, insomma, vediamo. Ma se io ho fatto... sei capace di parlare finalmente? Ma io ho fatto migliaia di call in questo periodo, prima col Covid e poi adesso con la guerra. Allora, proviamo a esaminare i TG, se la connessione mi aiuta, e cominciamo dalla notizia di apertura, che eccetto gli ultimi due giorni, cioè il 1° maggio e questa sera, è sempre la guerra. E a riprova di ciò c'è stato nelle prime 3 settimane di guerra un cambiamento molto importante nella struttura del TG1. È successo che la copertina del TG si è trasformata nel TG stesso. O meglio, il TG è diventato una monografia della guerra, in cui c'era l'abolizione della sequenza e della gerarchia delle notizie. E cacciato come inviato Marco Ignaro, rio di aver dato l'allargamento della NATO verso paesi baltici, c'erano una sostituzione di servizi al fronte, inviati, corrispondenti, fotoreporter e giornalisti arruolati per l'occasione. Lo spettatore non era più in qualche modo aiutato a orientarsi, ma era avvolto dall'emozione, dal dolore per l'invasione. Oggi, superato questa innovazione, se volete, del TG1, nel TG, dopo mediamente 15, 16, 17 minuti di guerra, emotiva, come ho detto prima, segue la notizia del giorno, solitamente Draghi, oppure la radio del Covid. Poi si passa alla cronaca, che non è mai casuale, ma si adegua all'agenda attuale del politicamente corretto, cioè rispetto del genere, ecologia, agenda verde, eccetera. Altro punto importante: l'insistenza su una rosa tipi molto ristretti. Voi sapete che è tipico della propaganda, che si caratterizza, come ha detto prima Sabina, con la ripetizione e l'uniformità di tipi. Questa ripetitività si unisce con un tratto apparentemente opposto, tipico invece del TG, cioè la mancanza di continuità della narrazione. E ogni notizia è data come tale, perciò spunta approfondimento. Altro punto. Lui no, sapete che da tempo... Guarda, ti stiamo seguendo con un affetto infinito, Però qui, cioè, non sappiamo se vale di più l'affetto che abbiamo per te o il fatto che ci stai facendo soffrire le pene dell'inferno con un collegamento che non si sente praticamente niente. Quindi dacci la benedizione finale, Carlo, perché dopo averci dato l'estremizione, perlomeno dacci... Scusa, no, perché ho fatto l'analisi era molto approfondita, per cui ti do scusa. Ma lo recuperiamo tutta, te la faccio fare io questa volta con un collegamento pulito e la mettiamo per tutta Italia così si possa ascoltare. Grazie. Però ciao. Per il momento è solo il nostro affetto che ci possiamo mandare. Ciao. Ascoltiamo invece Tommaso Montanari, che ha un microfono